La visione biblica dell'uomo è unitaria perché il soffio, la vita che Dio di persona soffia su questa creatura e nella creatura creandola così e rigenerandola così, fa questa miscela di materiali di questo mondo insieme a questa vita partecipata, a questo soffio soffiato, una unità. Così con tanto coraggio diceva Sant'Ireneo, oggi quasi nessuno ha coraggio di dire che l'uomo è una miscela di tutte le bestie di questo mondo, di tutte le piante, di tutte le cose, insieme alla vita, al soffio della vita personale di Dio. Anche Basilio il Grande no? insisteva nel suo commento alla creazione, come tutto il creato di sei giorni è custodito nell'uomo e vinificato a una nuova esistenza, perché l'uomo ha ricevuto da Dio proprio il suo modo di esistere. E così nell'uomo tutto il creato è chiamato a una nuova esistenza. Ma il pensiero greco è molto più elaborato, dettagliato, analitico, preciso, molte distinzioni e perciò anche molto più aperto alle separazioni. E allora il corpo è mortale, appartiene a questo mondo, tornerà, mentre l'anima non è mortale, non è materiale, non si può, rimane, ma però se leggiamo la letteratura greca, queste anime, Diventano facilmente eh, fantasmi, le ombre, eh, qualcosa di inconsistente, comunque, di parziale. Difatti, si può dire che ci sono pensatori che hanno insistito così tanto che questo corpo impedisce uno sviluppo dell'anima quasi come una prigione, eccetera, però dall'altro lato è anche vero che quest'anima poi quando bisognava precisarlo in che, so, in che cosa veramente consiste e quale è il suo destino, non è così semplice e così chiaro come invece è semplicemente definirla. Luca, scrivendo ai suoi nell'ambiente greco, insiste sulla concretezza della persona di Cristo proprio per questo motivo non c'è solo qualche cosa non c'è solo un fantasma un'ombra no è proprio la concretezza di persona perciò vedete la novità dell'uomo che emerge in Cristo è un uomo spirituale perché viene detto nella prima Corinzi 15 è seminato corpo animale soma psychikon e risorge corpo spirituale, pneumaticon. È chiaro, noi sotto influsso di quello che appena ho detto, spirituale è qualcosa di etereo, qualcosa che non si vede, non si tocca, non si capisce bene. No, no, per i cristiani spirituale non è affatto così, ma è dello spirito, è proprio la vita secondo Dio. È la vita come unità delle persone, la vita come amore, come il dono di sé, la vita con epicentro di persona nell'altro, la vita come la relazione tra le persone. Questo è spirituale. Perciò vedete il materiale di questo mondo dentro noi, dentro l'uomo, che riceve lo Spirito di Dio, che riceve in partecipazione proprio il modo di esistere, di esistenza di Dio, questo materiale di questo mondo diventa una semina che farà germogliare l'uomo stesso e cosmo intero, tutto il cosmo, secondo l'esistenza di Dio. Questa semina in questo corpo animale che ci unisce tutto il resto del creato, però abitato dallo spirito, farà germogliare i cieli nuovi e terra nuova. Una creazione nuova, proprio attraverso l'uomo, proprio attraverso questo uomo spirituale, che esiste allo stesso modo. Perché gli viene partecipato il modo di Dio. E come esiste Dio? E lo ha fatto vedere Cristo, come un dono, un dono per una mente naturale, un dono folle, una follia dell'amore, un donarsi agli altri, a vedere se stesso nell'altro, a vivere se stesso nell'altro. È proprio così. Infatti in Dio la persona emerge, come ripeteva Padre Spillich infinitamente, emerge dalle relazioni, soffiato, spirato, generato, sono tutti termini che dicono come dalla relazione emerge l'altro. E questo altro che emerge dalla relazione si riconosce in colui da cui è emerso. È una comunione eterna, incrollabile. Infatti nel Vangelo di Giovanni è proprio visibile come Cristo tutto ciò che dice, tutto ciò che fa, lo fa dal Padre, in vista del Padre. E diventa la piena manifestazione del Padre. È la vita che ha lo Spirito. Che porta dentro, lo farà passare in noi, da presso di voi in voi, affinché anche noi siamo abitati della stessa vita, del stesso modo di esistere, del stesso modo di vedere, sentire, volere, pensare. Senza lo Spirito Santo non si può vivere così. Non si può vivere in modo di Dio. Non è sufficiente il comandamento, la legge, il precetto, il sapere come fare. Bisogna avere proprio in partecipazione lo stesso respiro, la stessa vita, la stessa consistenza relazionale. E infatti Berdiaev dice molto bene, lo spirituale non è... Qualcosa che non si vede, non si tocca, ma è ciò che ci rende simili a Dio, ciò che fa da noi capaci di una relazione fedele fino al martirio: perché? Perché tutto ciò che io sono trova la sua giustificazione, trova il suo senso, il suo compimento, che la relazione rimane, anche se vengo ucciso. È l'unico modo per vivere. Questo senza lo spirito non si può. Perciò è una vita spirituale, dello spirito. E se non si può vivere così senza lo spirito, non si capiscono le cose di Dio, non si capisce il modo di Dio e non si capisce l'uomo spirituale, non si capisce la vita secondo lo spirito. È una follia per la mente che non è spirituale. La prima Corinzi 2:14. Vedete, se non si capisce è perché non si vive. Prima è la vita, poi la comprensione. Ci volevano quattro secoli che abbiamo capito qualcosa della novità di Cristo, ma quattro secoli di vita della Chiesa. E se non si vive, si inventa. E quante cose ridicole abbiamo inventato. Pensate a... A milioni di pagine che abbiamo scritto, che non servono nulla per la partecipazione alla vita di Dio, per vivere secondo Dio, per ricevere, per respirare. E noi ci siamo persino vantati con le cose che abbiamo inventato, infatti, abbiamo inventato. Ma chi vive non inventa, manifesta, esprime. È così facile inventare ma non giova per la vita secondo Dio. Invece la persona emerge dalle relazioni e perciò viene custodita nelle relazioni, si conserva, si realizza fino alla pienezza. Infatti il giudizio in che cosa consisterà? Solo se abbiamo vissuto nell'amore, perché questa è la nostra essenza, è la nostra identità, è la nostra verità. Alla fine l'unica cosa che avrà il peso è l'amore. Sei dato da bere, sei partecipato, perché? Perché abbiamo una vita in partecipazione e diventiamo partecipazione. La nostra esistenza consiste nel farsi partecipare, perché dalla partecipazione nasciamo. E l'amore è la memoria del Padre da quale tutto è venuto e tutto è custodito se si rimane nell'amore. Rimanete nel mio amore, perché così rimanete nella memoria del Padre, che è eterno, nulla lo può distruggere. E vedete come lo sguardo, si ha gli occhi, chiaro, ma tu ricordi lo sguardo, il tuo occhio si salva entrando nella memoria, Attraverso lo sguardo si ricorda tutto, i dettagli del colore, la forma. Perché? Perché una relazione è passata e quando passa una relazione rende eterne le cose. Ciò che entra nella relazione entra nella memoria. A che servono gli occhi se nessuno li ricorderà, ma si ricordano solo per lo sguardo, non per l'occhio ma per ciò che passa attraverso l'occhio. Ed è concreto, e questo è il germoglio in Cristo Gesù. Noi normalmente ci riconosciamo attraverso i volti, Cristo attraverso le ferite, le mani e i piedi, attraverso ciò che passava, una cosa che nessun altro poteva far passare, un amore così totale che non manifesta se stesso ma l'altro, cioè il padre e l'uomo, padre che lo ha mandato e l'uomo a cui si è consegnato. Queste ferite manifestano Dio padre e l'uomo figlio. È fortissima questa immagine, come il nostro corpo si salva diventando spirituale, diventando luogo della comunione. E così tutta la nostra fisicità passa nella vita eterna. La persona, non il corpo materiale. Qui c'è il cortocircuito. Il corpo non è materiale. Un cane c'è un corpo materiale, ma noi abbiamo una semina per il corpo spirituale. E tutto il cosmo in noi partecipa a questo che rimane: lo sguardo, la memoria che assorbe tutta la concretezza attraverso quale è passata. Bellissimo questo. Hai preparato un brodino a una persona malata. Bellissimo. La tua carne è stata trapiantata nel regno, così come accadrà adesso. L'anamnesis, eterna memoria, lo spirito che è la memoria, che ricorda Cristo, renderà adesso memorie di Cristo manifestando Cristo intero con la sua realtà personale alla quale noi partecipiamo. Questo Cristo Eucaristico siamo tutti noi dentro insieme al frutto della terra, al frutto della vite. Vedete com'è vero questo? La memoria custodisce tutta la concretezza. I campi, il vento, il sole, le vigne, il grano, tutto è custodito insieme a noi in Cristo Gesù, i cieli nuovi e terra nuova.